che era una ragazzina chiusa. Allora sì, tutti lo dicevano, però il discorso di se era strano o non era strana, no, nessun comportamento diverso da anche quello di Dante. Quindi diciamo, no, ma io non avevo problemi disciplinari, perché proprio per questa sua, come lo vogliamo chiamare, introversità, chiamatela come volete, era, allora non dava noia neanche all'interno della classe, anzi, era una ragazzina tranquilla. Ma quelle due... Ma quei due amici che diceva un maschio e una femmina andavano in classe insieme a lei oppure erano un altro istituto? Ah, era perché lei era bocciata. Sì, lei è bocciata. Infatti io ho parlato soprattutto con loro. Però loro non sanno niente, quindi ne parlano in modo positivo anche loro. Loro l'unica cosa, ribadisco, che mi hanno detto è che lei sì, c'aveva tutte i suoi pensieri, però nessuno la escludeva, ma lei a volte forse è anche più intelligente, non lo so, può essere anche questo, perché uno quando si pone troppi problemi a un certo punto vuol dire che c'è qualcosa che con gli altri, o può essere anche a un livello superiore, quindi non si sentiva magari accettata da altri per una situazione che erano solo sue, personali, non perché gli altri la escludessero. Poi c'è qualcuno che ha detto, non lo so, io non ho sentito la trasmissione, che come si chiama, chi l'ha visto. Pare che una ragazzina abbia detto, aveva avuto un bullismo, ma proprio per nulla, non è affatto vero, cioè proprio no. Quindi di sicuro. Quindi lei qualità di classe esclude con certezza qualsiasi episodio di bullismo nei suoi confronti. I genitori riconosceva? No, io personalmente no. Da me non sono mai venuti, parlavano con gli insegnanti, ma da me non sono mai venuti. Non è, quello no, magari può anche essere, tra ragazzi può anche essere, considerando che ne so, che a lei piaceva vestire in un certo modo, che tenevano un abbigliamento in un certo modo, può anche darsi che qualcuno possa avere, ma questo non mi è stato mai riferito né dagli altri ragazzi, né da lei direttamente, né da docente, che ci sono state attività di bullismo. Perché quando c'è un qualcosa cerchiamo di reprimere immediatamente. Poi ormai si parla di bullismo così, troppo, in modo troppo ampio, senza sapere, facile, senza sapere effettivamente qual è. Quindi la lite fra due ragazzi magari, o il diverbio fra due ragazzi diventa bullismo.